Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook. Oggi facciamo un video che riguarda il front lever. In particolare mi è stato chiesto se è più difficile il front lever pull up con la presa supina oppure il front lever pull up con la presa prona. Quindi sicuramente questo tipo di questione va molto nell'individualità, nel senso che possono sussistere delle caratteristiche personali di chi esegue l'esercizio che possono andare a influenzare come l'esercizio viene eseguito. Vi dicevo quindi che oggi voglio andare a porre un pochino attenzione su questa differenza. Se dovessi darvi la mia personale esperienza, le trazioni in front lever, io non arrivo a farle complete, io al massimo arrivo a farle in divaricata. Lo faccio sapere, giusto così che lo sappiate, le ho provate per qualche tempo, poi sinceramente mi sono stufato, nel senso che a me il front lever non è mai stata una skill che entusiasma, però il dire raggiungo un livello minimo in modo che un attimino so di cosa sto parlando, valeva la pena farlo, vedetela così. Allora, il lavoro in supina è più difficile del lavoro in prona. Vanno fatte alcune premesse, nel senso che se la tecnica è sbagliata, il lavoro in supina diventa più facile del lavoro in prona. Questo significa che se durante la trazione verticale, invece di pensare a sparare i gomiti in basso, io penso a tirarmi verso la sbarra, quindi fare questo tipo di movimento, con la presa supina ho un maggior reclutamento di tutti i flessori dell'avambraccio sul braccio, quindi bicipite brachiale e anche brachiale, e di conseguenza il movimento appare più facile, perché entra in gioco una forza data appunto da questi muscoli sinergici al dorsale nel movimento di trazione, che però quando il movimento di avvicinamento della spalla alla sbarra diventa preponderante, è ovvio che questi muscoli in più si fanno sentire e quindi giocano a nostro vantaggio. Se dovessi invece parlare in termini di presa, il lavoro con la presa prona tende a avere per natura un maggior livello di rotazione interna rispetto all'extra rotazione della presa supina, che un pochino la presa supina tende a dare un po' di questa extra rotazione. E questo tipo di attivazione in extra rotazione dovuta alla presa supina fa sì che il dorsale venga potenzialmente portato in una posizione dove tende ad essere leggermente più disattivato. Questo è il motivo del perché probabilmente le trazioni con la presa in front lever con la presa supina tendono ad essere percepite come più difficili, semplicemente perché il dorsale non si trova in una posizione ottimale per poter sviluppare forza. Fatta questa premessa, vi invito logicamente a provare di farli in trazione prona, in versione prona, in versione supina, ed eventualmente scrivermi qui sotto nel video le vostre opinioni e le vostre sensazioni, perché in questo modo riusciamo tutti insieme a tirare un po' di più le fila del discorso. Va bene? Ciao ragazzi!